Benvenuti su My Personal Trainer TV. Oggi trattiamo un argomento che abbiamo visto precedentemente in fitoterapia, ma oggi lo tratteremo in omeopatia, il mal di gola, appunto, secondo rimedi omeopatici. Vi faccio una piccola introduzione per quanto riguarda l'omeopatia per chi magari non la conosce molto bene. È una cura e anche una prevenzione di malattie lievi o comunque di accompagnamento ai trattamenti medici che fu scoperta da Samuel Hahnemann. Si basa sul principio della similitudine, a differenza appunto della nostra medicina classica che si basa sul principio dei contrari. Il principio di similitudine non è altro che un'osservazione fatta da Hahnemann dove si era visto che una sostanza data ad un individuo sano dava i sintomi e le caratteristiche di una determinata patologia e quindi data all'individuo malato poteva aiutarlo nella cura o comunque nell'accompagnamento alla guarigione della stessa patologia. Hahnemann, infatti, mentre faceva i suoi lavori, si imbatté nella cincona, ossia nell'albero la cui corteccia dà il chinino, che era già utilizzato e conosciuto nell'epoca per la cura appunto della malaria. Aveva visto che somministrandosi l'estratto, il chinino appunto, a lui, che era una persona sana, venivano i sintomi appunto della malaria. L'aria stessa. Quindi da lì iniziò i suoi studi verso la medicina, diciamo, conosciuta come omeopatia. Stessa cosa fece con la bella donna. Utilizzando appunto la bella donna, aveva visto che gli dava comunque i sintomi di determinate patologie, per cui riuscì ad individuare un po' di utilizzi anche per quanto riguarda quelle. Poi successivi studi portarono a tutte le diluizioni, a tutti i principi attivi che si conoscono oggi. Ovviamente, oggi trattiamo il mal di gola. Il mal di gola secondo omeopatia. Innanzitutto facciamo una breve introduzione per spiegare cos'è il mal di gola, che non è altro che un'infiammazione delle vie aeree, soprattutto delle prime vie aeree, date da moltissime cause. Ci può essere il mal di gola batterico, il mal di gola virale, un'irritazione dovuta al fumo, un'irritazione dovuta a sostanze chimiche che si possono trovare nell'ambiente che ci circonda o anche l'abuso di bevande alcoliche. Ci sono varie tipologie di mal di gola. Quello che tutti conosciamo è il mal di gola da raffreddore, che crea quell'irritazione e quella secchezza che dopo qualche giorno se ne va via. Esistono mal di gola più fastidiosi, come possono essere quelli batterici, che creano un aumento del volume delle tonsille con presenza di placche a livello to delle tonsille stesse e magari anche un ingrossamento dei linfonodi a livello del collo. Ci possono essere mal di gola dati da un'infezione di mughetto e quindi in quel caso lì in bocca si vedono comunque delle placche bianche, delle chiazze bianche, oppure ci può essere anche il mal di gola, quello soprattutto nei bambini piccoli, legato a malattie infettive come possono essere il morbillo, la varicella, la parotite, per cui si vedono delle chiazze rosse a livello delle tonsille stesse. E in linea di massima la cura o comunque l'aiuto che l'omeopatia può dare ad una cura farmacologica viene data con la bella donna. L'atropa bella donna fa parte della famiglia delle solanacee ed è il rimedio omeopatico utile in caso di mal di gola dato da rossore, quindi una bella infiammazione in gola, anche febbre alta e secchezza delle mucose. L'apis mellifica invece è il rimedio omeopatico ottenuto dalla diluizione e dinamizzazione dell'ape europea. Serve per la cura o comunque l'accompagnamento alle cure mediche classiche del mal di gola che dà un dolore pungente, edema rosato e migliora quando si va a bere o a prendere comunque qualcosa di freddo, quindi con il freddo locale.
Altro rimedio omeopatico è la fitolacca. Fa parte delle fitolaccacee come famiglia, viene utilizzata per i mal di gola dove c'è un'infiammazione molto violenta, quindi il colore della gola è violaceo brunastro, si ha il classico dolore a deglutire che si irradia fino alle orecchie e si ha bisogno, si va in cerca proprio di liquidi freddi. Un altro rimedio utilizzato è il Mercurius solubilis, che è praticamente il rimedio in caso di placche, quindi di pus, di infezioni vere e proprie, quando si ha anche la lingua bianca, la lingua sporca, gonfia e tendono addirittura a rimanere le impronte dei denti sulla lingua stessa, e può essere comunque associato anche ad eventuale belladonna, apis o fitolacca, perché appunto i vari rimedi possono essere presi sia singolarmente, se giustamente il farmacista, il medico riesce a individuare la tipologia precisa di mal di gola, oppure ci possono essere i rimedi che comprendono più sostanze al loro interno e quindi vanno a coprire un pochino tutto. Per quanto riguarda le diluizioni che esistono in omeopatia, queste vanno sempre lasciate ai medici o ai farmacisti, perché riescono a gestire in base all'infiammazione e ai giorni in cui è presente l'infiammazione la diluizione adeguata alle varie problematiche. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto qui a My Personal Trainer TV.